Noi siamo in compagnia di Angelo Drusiani, Edmond De Rothschild. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a voi, io non vedo nulla comunque, vedo tutto buio. Cercheremo di risolvere questo problema. Credo che possa continuare con il collegamento naturalmente perché almeno ci sente. Intanto le volevo chiedere come interpreta le parole di Draghi, troppo ottimiste o come dire, le giuste? Io non credo che il Presidente del Consiglio italiano sia un uomo votato all'ottimismo, è un uomo pragmatico. L'impressione che ho io è che si stia rendendo conto che dalla situazione che emerge dai vari dati che confluiscono alla presidenza del Consiglio stesso possa in qualche maniera cercare di rifare ripartire l'economia con dei passi molto lenti, perché non dimentichiamo da quanto tempo molte attività sono chiuse, sono ferme, quindi c'è anche da dire che è necessario in qualche maniera ripartire. Questa è un'esigenza che sentono tutti. Al di là di quegli incidenti che sono stati a Roma e in altre città, che probabilmente potevano anche essere evitati. E per cui, se decide, se pensa che la situazione possa essere in fase di miglioramento, credo che abbia i numeri sufficienti per assicurare una ripartenza che sia abbastanza tranquilla, abbastanza serena e soprattutto che non sia foriera di ulteriori situazioni di difficoltà come abbiamo vissuto nei mesi passati. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Stiamo vedendo comunque un ottimismo negli ultimi istanti sui mercati europei, in particolar modo Piazza Affari in rialzo dello 0,95% e sul mercato obbligazionario che comunque dove lo spread rimane a 101 punti base, il decennale invece allo 0,74%. Questo deficit che sicuramente non si è mai visto nemmeno durante la crisi del 2008, ma poi anche del 2011, la preoccupa in qualche modo? Io vado coi conti alla mano. Qualche settimana scorsa, ad esempio, sono stati emessi i BTP cinquantennali, la seconda emissione dagli ultimi anni, e non ho dimenticato che la richiesta da parte degli investitori internazionali, fondi pensione in particolare, ha raggiunto i 65 miliardi di euro, che secondo me è una cifra abbastanza cospicua e non credo che in questi 65 miliardi di euro ci sia una presenza molto importante della Banca Centrale Europea, questo lo escluderei. Perché faccio riferimento a questo aspetto? Perché, a parte che c'era anche un settennale e ho ottenuto la stessa richiesta. E perché faccio riferimento a questa situazione? Perché significa che evidentemente a livello internazionale la fiducia nei confronti del nostro paese rimane molto alta, perché fino ad oggi l'Italia ha sempre pagato gli interessi, ha sempre restituito i titoli in scadenza e quindi questo testimone del fatto che al di là dell'indebitamento colossale a cui è arrivata in questa fase, la situazione è ancora sotto controllo. Non dimentichiamo, ad esempio, che il Giappone ha rapporti molto più complessi dei nostri, pure a parte che là il debito è tutto interno, ma al di là di quello comunque la situazione continua ad avanzare. Addirittura quest'anno, nell'ultimo anno, il Giappone ha manifestato un andamento borsistica sicuramente in netto rialzo. Anche l'Italia, se guardate da inizio anno, ha un andamento molto positivo a livello di piazza affari, addirittura superiore ad altri paesi dell'Unione Europea e anche della stessa Eurozona. Quindi questo significa evidentemente che fosse un incremento notevole del debito, credo che valga un po' per tutti, per l'Italia in particolare, dal momento che è un paese già molto indebitato. Assolutamente sì, intanto parliamo anche di BTP Future. Il Tesoro ha reso noto la serie dei tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Future che avrà luogo dal 19 al 23 aprile, salvo chiusura anticipata. La successione prevista dal Tesoro prevede un tasso dello 0,75% dal primo al quarto anno, un aumento al 1,20% dal quinto all'ottavo anno, un ulteriore incremento all'1,65% dal nono al dodicesimo anno per concludersi con un tasso del 2% dal tredicesimo al sedicesimo anno. E allora le chiedo, questi rendimenti, questa cedola, anzi meglio che rendimenti, è attraente a suo avviso perché i rendimenti attuali che vediamo sia negli Stati Uniti dopo questo rallentamento, ma anche in Europa, non sono francamente attraenti? In generale, i rendimenti dei titoli di Stato, ma anche delle altre obbligazioni, è molto basso. Se è basso negli Stati Uniti, adesso negli Stati Uniti in realtà un po' è salito,
Figuriamoci in Eurozona dove la presenza degli risparmiatori, degli investitori è soprattutto sui titoli obbligazionari, mentre negli Stati Uniti è soprattutto sui titoli azionari, quindi sono due mondi molto diversi, non possono essere comparabili da questo punto di vista. La cedola è bassa perché è bassa com'è la situazione a cui ho fatto riferimento poc'anzi, perché i rendimenti sono bassi, i rendimenti bassi si ottengono con cedole basse, questo sembra abbastanza evidente. Però se si confronta con titoli con analoga durata, con una cedola 0,35, già il rendimento a scadenza è abbastanza elevato in teoria, non tantissimo, ma sicuramente superiore a BTP con una durata abbastanza analoga. È superiore perché ovviamente ogni 4 anni aumentando il flusso cedolare è chiaro che il ritorno alla scadenza diventa via via superiore, quindi il rendimento sale per forza. In teoria, ma non credo che accadrà, l'esecutivo, il Ministero del Tesoro potrebbe entro la fine della settimana prossima, cioè nell'arco dei giorni in cui il titolo sarà in sottoscrizione, aumentare le tre cedole, non la cedola iniziale, la cedola iniziale rimarrà fissa, ma le tre cedole successive potrebbero essere aumentate. Non credo che accadrà, ripeto, perché il Tesoro giustamente ha come obiettivo sì di soddisfare gli investitori, ma soprattutto ha l'obiettivo di cercare di risparmiare visti i costi importanti a causa delle emissioni molto vicine, una vicina all'altra, quindi delle numerose, non mi viene la parola, delle numerose emissioni che sono state collocate quest'anno per via ovviamente della pandemia, ma anche per la necessità di reperire fondi notevoli per quanto riguarda casse integrazioni e quant'altro, ristori come vengono chiamati, da destinare poi alle società, cioè alle attività che sono state chiuse. Assolutamente sì, poi questa settimana sarà naturalmente segnata, anzi la settimana che sta per arrivare, uno degli eventi più importanti in Europa sarà la riunione della Banca Centrale Europea, anche dopo una campagna vaccinale in leggerissimo miglioramento, vorrei dire, miglioramento moderato, almeno in Italia. Si aspetta qualche cambiamento, qualche annuncio diverso rispetto a ciò che abbiamo sentito nell'ultimo incontro o meno? Io non credo che ci sarà tantissimo di diverso, salvo non dare ancora una spinta ulteriore alla tranquillità, nel senso di tranquillizzare gli investitori e quant'altro, perché è chiaro che di fronte al fatto che un vaccino è stato abolito per il momento, Johnson & Johnson non arriva, AstraZeneca è soggetto a polemiche non trascurabili, quindi è chiaro che se si mettessero ancora ulteriori bastoni tra le ruote, poi dall'ottimismo a cui lei ha fatto riferimento quando parlava del Presidente del Consiglio italiano, si rischierebbe di passare a una fase un po' meno ottimistica. Quindi penso che la Banca Centrale Europea non farà altro che reiterare ciò che è stato già proposto nei mesi passati, garantire che comunque l'intervento della Banca Centrale Europea durerà ancora a lungo e sarà sempre presente perché la situazione economica globale ha bisogno di essere sistemata, di essere aiutata più che sistemata. E quindi no, non mi aspetto particolari situazioni se non questa dose di modesto, dose di ottimismo che ovviamente serve per evitare che ci sia un andamento dell'economia. Non credo che possa dipendere dall'ottimismo o pessimismo, ma se si fa capire che la possibilità di aperture dilagherà in tutti i paesi dell'Unione, è chiaro, dell'Unione Europea e dell'Eurozona in particolare, è evidente che la situazione dell'economia dovrebbe via via tendere a migliorare. Ecco, invece, se guardiamo velocemente i dati macro degli Stati Uniti delle ultime giornate, possiamo vedere comunque una ripresa dell'economia molto, molto forte, molto marcata e soprattutto più veloce rispetto, alle stime. Questa discrepanza a livello di performance crede che continuerà nel medio-lungo termine tra gli Stati Uniti, e l'Europa? Io credo che si amplierà addirittura, perché non va dimenticato che la propensione ai consumi degli Stati Uniti è abnorme rispetto a quella che abbiamo noi nell'Eurozona e in Europa in generale, perché c'è una grossa differenza tra il popolo giovane, tra virgolette, statunitense, il popolo vecchio dell'Europa, del vecchio continente, così come viene definito. Quindi sicuramente il fatto che ci sia una forte propensione ai consumi fa sì che l'economia si possa riprendere rapidamente perché
e le aziende cominceranno a produrre in maniera molto imponente, credo che tutte le componenti si sviluppino, in particolare quelle che abbiamo visto fino ad oggi, ma anche le nuove tra virgolette, nel senso delle aziende legate alla finanza, all'energia e così via. Quindi da questo punto di vista io credo che ripeto quello che dicevo prima, il divario si amplierà notevolmente e questo potrebbe poi portare a qualche problema a livello del mercato obbligazionario, perché rimonterà di nuovo, come è successo nel mese passato, il timore che i tassi possano essere aumentati prima della scadenza che ha fissato l'attuale Presidente della Banca Centrale Europea verso la fine del 2022, se non addirittura più avanti ancora. Quindi sicuramente qualche effetto, ci sarà effetto positivo sui consumi, ma effetti tra virgolette preoccupanti se il ritorno dell'inflazione, come non è improbabile, potesse essere molto alto nel corso delle prossime rilevazioni. Facciamo le elezioni di maggio-giugno, potrebbero essere far vedere che l'inflazione sale moltissimo, perché lo scorso anno aveva un andamento negativo abbastanza forte, quindi il confronto sarebbe, non dico preoccupante, però potrebbe far capire che l'inflazione potrebbe salire in maniera veloce, anche se il Presidente della Fed lo ha escluso. Assolutamente sì, l'ha detto che sarà diciamo, se dovesse accadere, ma anzi accadrà sicuramente, però sarà soltanto temporaneo, quindi di un arco di un lasso di tempo che dovrebbe essere interpretato breve, poi non si sa mai. Un'ultimissima domanda, abbiamo visto la trimestrale bancaria degli Stati Uniti di grande successo sinora, naturalmente conti ben sopra le stime e la settimana prossima vedremo invece anche le trimestrali di alcuni giganti dei tech. Lei crede che le stime sono diventate troppo basse o semplicemente la performance è ottima? Se osserva quanto sono i risultati delle banche, soprattutto l'attività caratteristica, che è quella di finanziare l'economia, non ha dato grossi risultati, anzi risultati abbastanza blandi. In compenso invece l'attività di trading sui mercati finanziari ha dato dei risultati clamorosi, ed è lì che si sono manifestati gli utili principali. Quindi questo significa che l'attività molto intensa che c'è stata nello scorso anno sui mercati azionari, in misura minore su quelli obbligazionari, ha coinvolto negli Stati Uniti gran parte della popolazione, perché come dicevo prima la popolazione americana è dedita soprattutto all'investimento nei mercati azionari, molto meno questo è accaduto in Eurozona, in Europa in generale. E io credo comunque che anche in Europa, quando vedremo i primi risultati delle banche, anche per loro, le banche europee intendo, anche per loro, dal trading, cioè dall'attività di compravendita continua dei titoli, ci sarà stato un risultato positivo. Questa è la dimostrazione classica, palese, che l'attività finanziaria, l'attività sul mercato finanziario è soprattutto un'attività tra virgolette speculativa, speculativa in senso buono, nel senso che si cerca di comprare e vendere, ovviamente incamerando dei guadagni sulle due attività. È un aspetto che magari a molti potrebbe non piacere, perché si potrebbe ritenere che non è la vera fotografia del clima delle aziende, quindi del clima economico del paese, però i mercati finanziari sono questi, da questi bene o male si producono grossi risultati. Non dimentichiamo, e qui finisco, che per quanto riguarda l'attività di trading, i risultati non sono certo estranei, non è certo estranea l'attività sui bitcoin, sui coin in generale, perché hanno preso molto, molto spazio nell'attività giornaliera di tutti i mercati, sia negli Stati Uniti sia negli altri paesi. Assolutamente sì, io la ringrazio, grazie mille ad Angelo Drusiani, Edmond de Rothschild, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie a voi, arrivederci.